Oggi partiamo con i crafting e abbiamo dei nuovi tridenti da testare assieme che forse potrebbero essere aggiunti su Minecraft, ragazzi. E abbiamo il tridente delle fireball, abbiamo il tridente della dirt, abbiamo tantissimi tipi diversi di tridente. Quindi mi raccomando, ragazzi, cerchiamo di superare almeno i 5.000 mi piace per questi nuovi crafting di tridente. Guardate come funziona: noi droppiamo a terra un tridente e gli droppiamo sopra una bellissima fire charge. Abbiamo il fire trident e questo ci dà resistenza 3 e fire resistance, ragazzi. È veramente, veramente OP. Quindi mi raccomando, alla fine in questo video dobbiamo decidere qual è il tridente più forte di Minecraft. Partiamo subito col primo tridente, con la fire... aiuto, aiuto. Ah, ok, prende fuoco qualunque... Aia, non volevo prendere fuoco anche io, dannazione. Allora, da quanto vedo prende fuoco qualunque tipo di mob mi si avvicina. Cioè, scusatemi, ma se io vado vicino anche a quelle mucche, tecnicamente prendono fuoco anche loro? No, sì! Cioè, io divento praticamente il dio del fuoco! Bello! E poi diventa come un contridente qualunque. Cioè, un piccolo forcone per queste mucche. Bello! Quindi abbiamo una farm di cibo infuocato. Oltre che avere un tridente che comunque toglie veramente tanto, ragazzi. Tanta, tanta... Ops, no, dove l'ho lanciato? Dannazione! Carino! Come primo tridente di oggi, ragazzi, partiamo veramente molto, molto bene. È un tridente che ti conferisce appunto il potere di avere un fuoco attorno a te che dà fuoco a tutto quanto quello che è attorno. Meno male che non dà fuoco anche agli alberi, comunque. Allora, andiamo col tridente di dirt, ragazzi. Ne abbiamo 7 da testare assieme e sono curioso quanto voi di vedere cosa succede. Allora, ho slowness, ma ho anche resistance 7. Ma è tantissimo, ragazzi. Allora, facciamo così. Io direi, per muoverci più liberamente, muoviamoci appunto in creativa. Così riusciamo a vedere un attimino magari tutti quanti gli effetti vari che possiamo utilizzare. Allora, spawniamo qualche zombie col tridente questo qua di terra. Vediamo cosa può succedere colpendo uno. Bella! Raga! Ma che spettacolo è sta... È bellissima! Ma che bella è sta montagnetta qua di dirt che otteniamo ogni volta che colpiamo uno zombie. Cioè, blocca i mob... Uccide anche le mucche, ma è uno spettacolo, raga. Cioè, praticamente è una mini montagnetta che blocca. Ah, ma perché se ne colpisco uno che è magari vicino all'altro, colpisce entrambi con la montagnetta. Io innamorato. Già questo tridente qui, ragazzi, è veramente OP, perché riesce praticamente a bloccare tutti quanti i mob che vengono colpiti. Vediamo qua magari se riusciamo a spawnare questa mucca. Vediamo cosa succede. Che spettacolo, è proprio carina la montagnetta così, ragazzi. E poi cambia ogni volta. Sembra più che altro una specie di stalattite che viene dal basso e che colpisce il mob stesso. Molto, molto forte anche questo piccone qua. Scusatemi, questo tridente qua fatto di dirt. Adesso abbiamo il tridente fatto di piume. Allora, abbiamo jump boost 2, speed 6 e slow falling. Ok, vediamo quant'è speed 6. Mi piace, tanta roba. Però cerchiamo di capire appunto con uno zombie cosa fa. Lanciamolo, si ci mette tantissimo a ricaricare. E lo spara in alto. E lo spara in alto di un bel po'. E gli fa prendere un po' di danno, ma non lo fa fuori del tutto, ragazzi, eh. Però comunque lo fa volare per bene. Ok, ci posso stare, ci posso stare. Diciamo che quello di dirt era molto, molto, molto più cinematografico, non so come si dica, ragazzi. Mi sto impappinando. Ma comunque, anche questo tridente qui è veramente molto OP. Mi è piaciuto, ragazzi, mi è piaciuto. Anche se per ora, quello di dirt secondo me è imbattibile, ragazzi. Stento a credere che ci sia qualcosa di forse più forte del piccone... ogni volta mi impappino. Del tridente di dirt. Allora, adesso abbiamo appena craftato il tridente di glowstone. Il lightning trident. Vediamo cosa succede. Credo che spari un bel fulmine. Beh, doppio! Urca. E sta scappando come un matto! Ah, ho capito perché è doppio, ragazzi. Guardate, adesso vi spiego perché è doppio. Questo succede perché appena cade la seconda volta il tridente, colpisce anche il punto dove il tridente rimbalza. Quindi abbiamo un doppio fulmine, un doppio colpo sul tridente. Oltre che avere, guardate, queste particelle qua gialle attorno, come se tipo dicesse, queste qua sono le particelle di Zeus. Col tridente in mano, questo nella Big Vanilla, ragazzi, farebbe i solchi, farebbe spaventare tutti quanti, sarebbe leggendario averlo dentro. Ma non si può, e quindi facciamo così, prendiamo e lo lasciamo giù, perché siamo già... praticamente al quarto tridente. E due di questi secondo me sono pazzeschi. Questo qua del fulmine e anche questo qua della dirt, che era esattamente, sì, questo qui della dirt era bellissimo. L'Earth Trident. Allora, adesso abbiamo il White Trident sicuramente, perché si fa col White Die e il tridente. E appunto teniamo il Light Trident, che non so cosa faccia. Abbiamo queste particelle qua bianche attorno, che rende tutto quanto molto carino. Ciao signora mucca, vuole fare da esca?
Ok, è stata... l'abbiamo shottata. Ma mi scusi, ma rimanga un po' in vita. Allora, venga qua, signor zombie. Ah, ok, semplice, questo me lo immaginavo su quello della glowstone. Illumina il mob che viene colpito. Cioè, per esempio, se io adesso colpisco quello zombie, posso vederlo attraverso i blocchi, attraverso l'erba, attraverso anche l'entità, a quanto pare. Perché anche attraverso il villager lo vedevamo. Proviamo ad esplorarne un altro in questo modo e ricolpiamo... non ha funzionato, ok. Funziona quando cade. Ok, anche attraverso le entità si possono vedere. Ci sta, ragazzi, veramente tanta roba. Perché voi colpite un mob, anche un vostro amico, magari da lontano, e... poi lo potete vedere, ma funziona solo con i mob cattivi, a quanto pare. Quindi solo con i zombie... è morto, ops. Ma, carino, potrebbe essere, diciamo, una funzionalità in più che ci potrebbe stare. Poi ricordiamo, ovviamente, che questi qua sono tutti quanti dei crafting che stiamo testando e che sarebbe bello poter avere in varie versioni, nelle versioni future di Minecraft. Sarebbe comunque sempre bello avere tanti oggetti di diverso tipo. Ora abbiamo l'Ice Trident. Questo secondo me potrebbe creare appunto una gabbia di ghiaccio una volta colpito il mob. Ma io, raga, amo una cosa di questi robi. Amo che l'effetto avviene nel momento in cui il tridente atterra. Guardate, perché prima colpiamo lo zombie e poi... no, adesso non ha funzionato, dannazione. Però rifacciamolo, dannazione. Allora, qua, colpiamo questo. Appena cade, il ghiaccio spawna. È bellissima questa cosa. Però non ha funzionato sull'altro zombie. Vieni qua, campione. Oh, ok, doppio ghiaccio per lui. Bello, bello, ragazzi. Io amo questi effetti di Minecraft. Sono bellissimi. Amo anche queste particelle qua che abbiamo attorno. Perché, boh, adesso mi sento... non mi ricordo come si chiama il dio dei mari. Ah, però... no, com'è che era? Poseidone, tecnicamente. Però è bellissimo, raga. Io sta roba qui veramente l'amo da impazzire. Abbiamo l'ultimo tridente da testare assieme. Abbiamo il Dark Trident. Ci dà speed, che comunque è sempre un effetto ben voluto su Minecraft, quindi ci può stare. C'è quello zombie che sta scappando da noi. Dove vuoi andare, campione? Campione, 3... 2, 1, vai. Vediamo. Perché ha una testa di koal? Non è un insulto, raga, giuro. Non è un insulto dire che ha una testa di koal. Ma proviamo a colpirlo. Secondo me droppa il koal. Raga, ma perché ha una testa di koal? Facciamo così. Facciamolo. Adesso è caduto il tridente, ha preso l'effetto di koal. Ora ci mettiamo in survival e proviamo a colpirlo. Secondo me droppa il koal. No. Secondo me c'è un modo per fargli droppare il koal. Ma gli dà una testa che è assurda, raga. Non ha senso sta roba. Perché diventano delle teste di koal? Dove è andato il tridente? Come? Ne è passato attraverso? Vieni qua, campione. Allora, riproviamoci. Non ha funzionato. Aiuto, aiuto. Ok. Ora è diventato tutto buio, sono stato tippato dallo zombie. Ma che cavolo è successo? Ci sono degli effetti veramente strani che non sto cercando, cioè sto cercando di capire, ma che non capisco. Ora riproviamo a ottenere questa testa di koal. No, non ce la dà. Semplicemente li trasforma, li cambia la testa e come se li rendesse più o meno invisibili. Anche perché li fa muovere proprio completamente a caso, se avete notato. Vabbè, ragazzi, è stato comunque molto divertente. Abbiamo provato dei nuovi tridenti. Alcuni veramente OP che mi piacerebbe veramente avere nelle prossime versioni di Minecraft. Altri che non erano così tanto incredibili, però spero che vi siano piaciuti. Vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento, a iscrivervi al canale se avete fatto, a scegliere uno dei due video qua davanti. E noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Da Mark è tutto. Ciao ciao!